10.000 mi piace per un altro uno contro uno in un'altra piazza d'Italia. Ragazzi, sono Henry Laz e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi ci troviamo a Roma a Piazza del Popolo per fare un uno contro uno. Come vedete ho allestito qui il mini campetto. Siamo tornati dopo un po' di tempo che non portavo questo tipo di video sul canale. Detto questo, come avete visto dal titolo, chi vince contro di me vincerà appunto 5 euro. Aspettiamo gli sfidanti e iniziamo, let's go. Mi raccomando, un bel mi piace e fatemi sapere nei commenti la prossima città per venire. Prima di partire con il video ragazzi, volevo mostrarvi cosa mi ha mandato Tops. Tops presenta la nuova collezione degli sticker UEFA Champions League 2021 e 2022. La nuova collezione boys comprende tutte le 32 squadre, quindi per un totale di 644 sticker. Introduce la nuova sezione UCL Live. Questo inserto dell'album permette di collezionare i fan durante tutta la stagione UEFA Champions League. Adesivi speciali relativi ad azioni di gioco e trasferimenti che avvengono durante tutta quanta la stagione in tempo reale. Questo è l'album boys e qui trovate tutta la sezione. La collezione è in vendita in edicola, nei supermercati, nei negozi e su tops.com. È disponibile in varie configurazioni del prodotto. Gli stickers presentano diverse finture ed esclusive novità come gli sticker maxi, sticker sagomati a forma di scudetto di tutte le più grandi superstar, quindi Messi, Ronaldo, Suarez eccetera, gli sticker classic finals, ovvero ci sono immagini delle più memorabili finali degli anni passati, limited edition sticker card e molti altri. Ad esempio qui io ho appena aperto un pacchetto e sono andato a trovare Raheem Sterling e Haaland. Andiamo anche ad aprire un pacchetto normale, vediamo che cosa troviamo all'interno. Tra l'altro sono fighissime perché sono piccolissime le card. Il logo del City, De Ligt, la finale di Atene 4-0 Milan Barcellona. Quindi boys, io vi lascio in descrizione tutte le info per acquistare queste figurine. E niente, possiamo tornare al video. Abbiamo il primo concorrente, come ti chiami? Mi chiamo Alex. Alex, non sei italiano, vero? Sono spagnolo. Mi hanno detto che sono spagnolo, siete qua in vacanza a Roma? Esatto. Il gioco l'hai capito? Un minuto di tempo, se tu vinci ti regalo un euro, okay. 5 euro. Sei pronto? Andiamo. Via! Si parte allora, è Italia-Spagna, la rivincita di Euro 2020. Allora palla Harry che con una serie di tocchi cerca di ubriacare l'avversario e ci riesce, si stoppa, prova il tiro ed è 1-0, Italia in vantaggio. Allora palla allo spagnolo che ha ancora 40 secondi per recuperare lo svantaggio. Attenzione, arriva subito il gol del pareggio, proprio come quest'estate. Italia-Spagna, pareggio di Morata, è 1-1. Harry se la ride, è sicuro di sé, sa di potersela portare a casa, ma attenzione a non sottovalutare mai l'avversario, infatti sbaglia un elastico che non gli riesce. Gioco di gambe, prova il tiro, che però non sarebbe stato valido perché vale il gol solo se si tira da dopo la metà campo. Prova una serie di tocchi col destro, agilissimo Harry, ma lo spagnolo gli sta dietro con le gambe, con la testa, e gli arriva al tunnel e il 2-1. Harry in vantaggio, mancano pochissimi secondi per lo spagnolo per recuperare, infatti finisce qui. Harry si porta a casa la prima sfida, niente 5 euro per lo spagnolo. Prima andata, complimenti comunque, è riuscito a farmi un gol, però niente 5 euro. Sotto il prossimo. Come ti chiami, bro? Adrian. Adrian, che squadra tifi? Real Madrid. Real Madrid, giochi a calcio? Sì. Da quanti anni? De bambino. Nino? Sì. Ok, ok. Possiamo iniziare, sei pronto? Parte la partita, seconda sfida di questa incredibile giornata qui a Roma. Sarà Milan-Real Madrid, le squadre che hanno vinto più Champions League. Ma attenzione allo spagnolo che prende velocemente palla, prova a metterla sotto le gambe di Harry ma non ci riesce. Attenzione Harry, carpiona la palla e becca al palo. Riparte allora lo spagnolo, attenzione, cerca di dimostrarsi più forte dell'altro ma non è così. Attenzione Harry allora, gioco di suola con le gambe, torna indietro, cerca di intimorire l'avversario. E allora prova il tacco magico di Pierino, ma non gli riesce e la prende nel diretta. Attenzione però, non vale, ricordiamo la regola, bisogna segnare da dopo la metà campo. È furbissimo Harry, eh. E allora attenzione, riparte Harry. Palla sul destro, prova a salire, ma non gli riesce questo tiro. I secondi che rimangono sono pochi, lo spagnolo deve segnare, si vuole 5 euro! Mamma mia, cosa si è mangiato ragazzi! Manca veramente poco, Harry per ora sta difendendo i suoi 5 euro, ma deve segnare se vuole vincere questa partita. E becca anche lui il palo. È la giornata, ragazzi, dei pali. Manca poco, mancano pochi secondi. E allora la tenacia negli occhi di Harry che perde il pallone e perde la prima sfida della giornata. Real Madrid 1, Milan 0. Sono riuscito a battermi all'ultimo. Il tempo era finito però la pallata fuori molto spesso, quindi ho recuperato un po'. Adesso gli do il premio che si merita.
5 euro, cosa fai con questi 5 euro? Visitare la ciudade. Ok, la miglior cosa. Ciao bro, come ti chiami? Christian. Christian, quanti anni hai? 14. Che squadra tifi? La magica Roma. Sei pronto? E si riparte con questa terza sfida. Stavolta Harry se la prende con un italiano. E allora sarà Roma contro Milan. In campionato è finita 2-1 per i rossoneri. Vediamo qui. Allora Harry con il suo cappellino. Mamma mia che fierezza, che gioco di gambe. È fortissimo e mette la palla per questo 1-0. Mamma mia, fulminato il suo avversario, che però non si lascia intimorire e cerca la rivincita. Ma Harry prende il pallone e la ributta dentro. 2-0, dominio totale, che giocatore Harry Lazza. E allora riparte il suo avversario romanista. Mamma mia, 3-0, è un'umiliazione totale, ragazzi. Vuole umiliare totalmente l'avversario. 3 gol non sono bastati, cade a terra. Manca ormai pochissimo, ma riparte Harry. Attenzione, torna indietro, va avanti, indietro, avanti. Non ci sto capendo niente, mamma mia. Ha dato una brutta botta all'avversario. Sarebbe da espellere da questo video, ma finisce qui. Comunque, grandissimo. Alla prossima. E altri 5 euro me li tengo. Prossimo concorrente, come ti chiami? Inda. Io sei? Spagna. Spagnolo. Squadra che tifi? Barcellona Real. Sì. Barça? Sì. Barça, ok. Quarta sfida, un altro spagnolo, ma stavolta non è Milan Real, è Milan Barcellona. Mamma mia, qui a Roma ci sono più spagnoli che romani. Attenzione, riprendiamo sulla sfida. Harry riparte allora, sguardo fiero. Guarda l'avversario, prova il tunnel, ma non gli riesce, però riprende il possesso della palla. Allora se l'allunga, se l'accorcia, prova a ubriacare l'avversario, ma si fa fermare. E allora doppio passo, prova ad andare avanti, ma lo spagnolo tiene le gambe chiuse. Non ci sta riuscendo, però dominio in questo momento da parte di Harry, che però subisce questo 1-0. Mamma mia che cheat, ragazzi. E allora godo, ragazzi. Harry è sotto e spero non recuperi. Prova ad andare avanti. Ancora, non passa. Da lì non si passa. Prova ancora, attacco, ma non ce la fai, Harry. Hai perso. Aia, aia. Questi spagnoli fanno veramente molto male. Come in realtà, ovviamente. Allora, bro, 5 euro. Grazie mille. Anche per te. Cosa ci fai con questi 5 euro? Birra, birra. Birra? Va bene, alcolizzato ci vediamo qua. Grande. Ciao, bombe. Come ti chiami? Matteo, quanti anni hai? 17. Gioca calcio? Da 3 anni gioca calcio. Ok, che ruolo? Esterno. Perfetto, quindi tipo un avuto paragoni. Brahim Diaz, no, Brahim è più un trequartista. Sì. Insegno, Calismeo, tira gira il tuo potenziale, perfetto. Le regole le sai, possiamo partire. In collegamento da Piazza del Popolo, quinta sfida. Stavolta non sfida uno spagnolo, ma un italiano. Harry contro Matteo, un piccolo Insigne. E allora riparte, Harry. Attenzione, bellissimo elastico, sarebbe stato un gol bellissimo, già vedevo tutte le clip su TikTok. Riparte allora Matteo, prova il doppio passo, imita Harry ma non ce la fa. Battuta da Matteo, il piccolo Insigne, prova il tacco ma non riesce a nessuno oggi. Allora Harry fa una cagata clamorosa, il suo avversario passa in vantaggio. Occhio Harry, perché manca poco per non perdere altri 5 euro. Mamma mia, Harry manca rotta, invece no, pareggia contro tutti i pronostici, è 1-1. E niente, sì, non c'è più tempo, finisce qui. Harry ha pareggiato all'ultimo secondo. L'ultimo, sono abbastanza fortunato. Alla prossima. Grazie, bello. Altro concorrente, come ti chiami? Daniele. Daniele, quanti anni hai? 13. Gioca calcio? Certo. Da quanti anni? 4. Che ruolo giochi? Difensore centrale. E ti fida Lazio? A Roma, Ergen. Ah, quindi salutiamo Mimmo Criscito. Sei pronto? Sono pronto. Vai. Si parte allora, un'altra sfida. Vediamo se Harry perderà i 5 euro. Per ora ne ha persi 10, ma non c'è 10 senza 15. E allora riparte, mamma mia, quasi gol da parte di Harry. Che riparte allora. Mamma mia, spazi piccoli, ma Harry prende palla e la butta dentro, signori. 1-0 per Harry Lazza. Occhio all'avversario allora. E qua deve cercare in tutti i modi pareggio, ma non ce la fa. Riparte allora, ancora tiro sbagliato e non c'è più tempo, finisce qui. Niente danni, purtroppo ti è andata male, comunque complimenti. Grazie. Dentro col prossimo e altri 5 euro in soccorso. Allora ragazzi, mi ha appena detto che aveva un po' di paura a giocare, secondo me mi farà il culo, era una tecnica per indebolirmi mentalmente. Come ti chiami comunque? Michele. Michele, quanti anni hai? 13. 13, giochi a calcio? Sì. Quanti anni? 5. Dai. Comincia il match, stavolta Harry contro un romano di Roma, Michele di 13 anni. Attenzione, prova, gioco di gambe, bellissimo, velocissimo. La palla mi sembra fuori, ma vabbè ragazzi, si riprende. Harry fa un 1-0, che ragazzi è da annullare. Però non ci sono abbastanza fondi, non c'è la VAR. E allora riparte Michele, che perde il pallone, perde quasi la dignità, perché un 2-0 in così pochi secondi sarebbe stato umiliante. Parte Michele allora, deciso, motivato e pieno di speranza. Vuole provare il dribbling ma non gli riesce. Riparte allora Michele. Guarda il pallone, guarda l'avversario, gioco di gambe che però non gli riesce. Harry prende il pallone e sportivamente si ferma. Finisce qui. Niente, altri 5 euro me li tengo già cose, ti ringrazio. Molto comunque, complimenti. Grazie. Come ti chiami?
E si va, partito anche questo match, Harry contro Giuseppe, perde palla Harry e rischia di subire subito gol. Riparte allora Harry, il nostro fenomeno, il fenomeno di YouTube, che prova con un gioco di gambe molto rischioso perché Giuseppe quasi arpiona la palla, però efficace il gioco di Harry che parte con questo 1-0, bellissimo gioco, bellissimo dribbling. E niente ragazzi, riparte Harry, vuole fare il 2-0, vuole fare una bella figura in questo video, ha già perso troppi soldi, non può più permettersi di perdere. Però l'elastico finisce fuori, allora palla di Giuseppe e torna indietro, danza sul pallone, o almeno ci prova ragazzi, un pessimo ballerino signori, perché Harry recupera il pallone e quasi lo mette dentro, palla fuori. Riparte Harry ragazzi, mamma mia, che gol, che gol, l'ho criticato fin qui e mi zittisce, è 2-0 per Harry. Grande, sono Vippo. Allora, tranquillo, grande. Let's go. Ciao. Prossimo concorrente, come ti chiami? Cristian. Cristian, quanti anni hai? 14. Stai andando a perdere, ok. Allora tifi? Napoli. Napoli? Ciao views. Let's go, alla telecronaca ancora Pierino ragazzi. Prende subito il pallone Harry perché la palla è uscita. Sto giro Harry sta sfidando Cristian, un romano tifoso del Napoli. Bellissimo elastico, prova il tiro che però non c'è. Cristian devia la palla in calcio d'angolo. Riparte allora Harry senza perdere un secondo. Tiro fuori. Riparte Harry allora. Mamma mia, tocco di suola, doppio passo. Vuole intimorire l'avversario con le sue skill, con le sue giocate. Mamma mia che tunnel, mandato a casa Cristian. È 1-0 per Harry, si riparte immediatamente ragazzi. E prova, palo, palo, molto fortunato in questa occasione Harry. La partita agli sgoccioli, l'orologio sta ticchettando. Prova nuovamente il tacco, ma stavolta prende il palo Harry. Deve cercare di non farsi prendere palla e se possibile di raddoppiare il suo punteggio. Mamma mia, ci prova, palla vicina, non deve assolutamente perdere. Attenzione Cristian che prova il tiro, ma la palla va fuori e finisce qui. 1-0, comunque complimenti. Sto spendendo barra risparmiando, però sto risparmiando molto di più in questo video. Prossimo concorrente, come ti chiami? Filippo, piacere. Grande Pippo, quanti anni hai? 16. 16, giochi a calcio? No, ho smesso. Cosa tifi? Roma. Roma, perfetto. Giocatore preferito alla Roma? Totti. Ercubone, ok. Si parte, Harry contro Filippo, un romano che rappresenterà Francesco Totti. Prende palla, rappresenta Totti ma non ha il suo tocco, c'è da dire. Palla fuori e la va a prendere. Parte Harry col suo sguardo di sfida, col suo cappellino. Prova il tiro e passa in vantaggio. Un Harry veramente in forma. Già 1-0 per lui. Allora riparte Filippo, prova la bicicletta, ma scelta abbastanza sbagliata perché Harry recupera il pallone che lo perde e arriva al pareggio di Filippo. Mamma mia, distrazione che paga caro Harry. Riparte Harry che non ha più soldi da perdere. Prova il tacco che non gli riesce. I miracoli accadono una volta sola, caro mio. Prova il tiro e Filippo. Ed è vantaggio. Palla in possesso per Harry a pochi secondi per riportarsi in pareggio. Occhio perché qui ci sono 5 euro a rischio. E allora ci prova in ogni modo. Tiro fuori. Finisce il tempo. Porta a casa 5 euro. Dai, complimenti, grandissimo. Eccoli qua, tutti tuoi. Dai, cosa ci fai con questi 5 euro? Invece compro un gelato. Grande, bro. Alla prossima. Dai, prossimo concorrente, come ti chiami? Riccardo. Riccardo, quanti anni hai? 17. Giochi a calcio? Sì. Da quanti anni? 5, questo qui. Ok, e tu tifi? Lazio. Se parte Harry contro Riccardo, il primo laziale del video. Mamma mia, prova il tunnel subito, ma Harry prende il pallone. Con la sua eleganza prova a dribblare l'avversario, ma dribbling fallito. E allora può ripartire Riccardo, palla fuori. Allora eccolo Riccardo, prova una bicicletta che non gli riesce e Harry lo punisce. 1-0. Mamma mia, è un muro, the wall Harry, che prende la palla, non molla un centimetro. Eccolo Riccardo e mamma mia Harry all'ultimo con una zampata manda la palla in calcio d'angolo. Mancano pochi istanti ancora in questa partita. E allora Harry, passo doble, prova balla e si fa un'autorete clamorosa. Che cazzo, sei stanco bro? No, no, però vabbè. Era fatica di giocare nello stretto, esatto. In poco tempo. Mi sono fatto avuto gol all'ultimo, però per fortuna il bomber non si porta a casa di 5 euro. Grazie bro, grazie. Alla prossima. Quindi ragazzi, questo video finisce qui, io spero vi sia piaciuto. Ho perso in totale 15 euro, quindi 3 sconfitte. Fatemi sapere nei commenti un altro posto per venire a fare questa sfida. 10.000 mi piace per un altro 1 contro 1 in un'altra piazza d'Italia. Mi raccomando, un mi piace, un'iscrizione e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.